Blindo Studios presenta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Chi parla? ARLI, Associazione Rutto Libero Italiana. Ah, beh, devo dire che è un ottimo esponente. Come sta? Bene, lei? Lei è Ezio? Io sono Ezio. Complimenti, anche lei rutta? Beh, qualche volta sì, non come lei, devo dire, lei è imbattibile. Certamente, ma il rutto libero... Dove è andato? Sono imbattibile, accidente, questo è rutto, sì. Va bene, va bene. Hai visto? Ma visto non mi ha risposto, cioè è andato via. O come? No, no, si è abbandonato, no, si è abbandonato, questo è un da garanzie di continuità, vero? No, e allora... Ecco, dai, dai. Telecom Italia. No, no, nemmeno te, ecco. Oh, guarda un pochino, andiamo, Rutto Libero, come era? Associazione Italiana Rutto Libero. Italiana. Airo. Telecom Italia. No, ma come Telecom Italia? È un po' che sto facendo numeri. Che è sta facendo? Airo, Associazione Italiana Rutto Libero. Oh, sì. Associazione Airo. No. No, scusa, Air. Che c'entra la O, scusa? Air. No. Airl. Airl. Associazione Italiana Rutto Libero. Ma sì, Airl. Airl. Sì, torna. Torna a gola. Via, dai, vediamo un pochino se... No, sta gente, io non capisco sta gente. Che non sia in casa sull'ora di mangiare, eh? Vabbè, d'accordo. E si è andato, lì, eh? AIRL è una bella, sì, una bella associazione, è importante, eh? È importante perché dà sfogo, ecco, oh, ecco. Dunque... No. Sì, pronto, buongiorno, il signor Giorgio? Sì. Come sta? Chi è che parla? Sono dell'AIRL, Associazione Italiana Rutto Libero. Tutto bene? Non ci riguardo. Come non ci riguarda? Lei rutta, sappiamo che rutta molto. Bene, per carità, noi guardi, io sono appunto. Solo, voglio stare tranquillo, grazie. Come? Sono solo e voglio stare tranquillo. Sì, ma un bel rutto ogni tanto lo fa? Sì. Allora me lo faccia. E non ci riesco adesso. Faccia come me. Ingoi un po' d'aria. Vediamo. AIRL. No, mi riguarda. AIRL. AIRL non mi riguarda. Lei è Giorgio? Sì. Grazie. Buongiorno. Ora scusate, ma che lo so, ma non so rutti, io faccio un rumore con la voce, con la bocca che non è un rutto, vero? Lo so, infatti non ha proprio quella caratteristica del rutto, insomma, c'è chi lo sa fare, anche falso, no? Io ho visto gente che ingoia aria e poi la ributta fuori, ma per carità. Informazione gratuita. Ma insomma, o come mai, eh? Ma io ho fatto i numeri tutti bellini, regolari, visti sull'elenco lì, cioè voglio dire, sì, no, allora, vediamo qui, mi piace molto dire, lei è tal dettaglio, dice sì. Pronto signora, buongiorno, lei è la moglie di Sebastiano? Non lo sono più, ma non c'è problema, mi dica. Non siete più sposati? Siete separati? Sì. Ah, ho capito, quindi allora signor Sebastiano non lo trovo a questo numero. No, le do il numero di cellulare. Perché no? Perché vedo che sull'elenco c'è scritto Sebastiano, sì, a questo esatto. Numero, io lo cercavo e perché avevo da dirgli una cosa. Le do il numero di cellulare. Lo sa che lui fa parte dell'associazione Rutto Libero, l'AIRL, l'Associazione Italiana Rutto Libero, cioè noi facciamo gare di rutti. Mi sente? Io non lo so, io le posso dare il numero di cellulare. È per questo che vi siete separati, lui ruttava troppo. Così, no? Può darsi. Senta, mi dia il numero cellulare, su. 333-333-333, il bischio tu sei te. Ho capito, grazie, buongiorno. Signora?
Ma che lo so io, questi saranno separati. Ora rendetevi conto, Sebastiano ruttava troppo, la signora si è separata, sono cose che capitano, ci sono molti, molti, non più. Sposata, non più moglie, che bello, forse per quello, ha detto, sì, forse per quello. È per quello, sì, ma quando uno rutta troppo, per carità di Dio, specialmente mentre ci si bacia, gli viene il rutto in bocca. Pronto? Pronto. Buongiorno signora, la moglie di Piero? La moglie di Piero, guarda, ti passo il te, Carmela. Pronto? Signora, è la moglie di Piero? No, io non sono la moglie di Piero, sono la moglie di Bruno. Ah, la moglie di Bruno. Senta, e Piero non c'è? Ma guarda, la moglie di Piero è morta. E Piero? Piero, non sono più soci con mio marito. Ah, non sono più soci dell'Associazione Italiana Rutto Libero? Parla? Ho capito, allora mi passi Bruno, per favore. Bruno non c'è, chi parla? E lei è la moglie di Bruno? Sì, sono la moglie di Bruno, ma ho capito. Sì, ma lei deve dire, lei è la moglie di Bruno, lei risponde con sì. Chi parla? Sì, sono dell'Associazione Italiana Rutto Libero, di cui fa parte anche Bruno. Bruno non fa più parte. Sì, di fa parte, come no? Lui telefona Piero, ha fatto Bruno. Recentemente anche una gara, è una gara di rutto libero, è arrivato secondo. Bruno non c'è comunque. Come? Non c'è Bruno. Senta, le faccio una domanda, lei è la moglie di Bruno? Sì, sono la moglie. No, non deve dire sì, sono la moglie di Bruno, deve dire sì e basta. Lei è la moglie di Bruno? Senta, io non... No, deve dire solo sì, perché sì, sono la moglie di Bruno, mi impedisce di fare il rutto al momento giusto, scusi, Sì, arrivederci, deve dire sì, io... Capito? Ma insomma, ha detto per due volte, forse anche tre, la moglie di Bruno, sì, sono la moglie di Bruno, stai zitta, devi dire sì, e allora io... Capito? Cioè, non ci si capisce, sono i tempi, mancano i tempi, non va bene, non va bene questa come spalla, lei è la moglie di Bruno, sì, e parte il rutto, lei è la moglie di Bruno, sì, sono la moglie di Bruno, mentre dice sono la moglie di Bruno, parte il rutto, non si capisce bene, lei stessa non lo sente e non lo può nemmeno apprezzare, voglio dire, nel giusto valore. Allora effettivamente ci vuole lei è Bruno, sì, bra, lei è la moglie di Bruno, sì, bra, oppure sì, sono la moglie di Bruno, mi rovinava tutto, ma ha fatto sprecare tutti, guarda, erano un bijou. Vabbè, ora questo si chiama Silvio, secondo voi? Lei è Silvio, sì, bra, ma vedete, furbo, Silvio è furbo, visto? Silvio è furbo, non si fa trovare, non si fa trovare, che peccato, sarebbe stato carino, vabbè, non importa, sì, poi se trovo un romano va bene lo stesso, o anche, ditemene uno, come si chiama Buttiglione di nome? via, andiamo, Ora questo, sì, no. Niente. Pronto? Ah sì, pronto, buongiorno. Lei è Orazio? No. Lei è il figlio di Orazio? Sì. Ho capito, senta, Orazio c'è in casa? Chi devo dire? Io sono dell'AIRL, Associazione Italiana Rutto Libero. Un signore? Un vero signore, perché anche Orazio ne fa parte. Volevo invitarlo al prossimo contest, Rutto Contest, la prossima gara di rutti liberi. Lui una volta arrivò persino quarto, in una di queste gare, quindi è molto bravo. Ma non penso. Non penso. Come non pensa? Non penso che rappresenta questa gara. Scusi, come ha detto, non penso che? Non penso che mio padre fosse stato presente. Meno male ha detto fosse stato presente. Bravo, perché prima ha detto era presente. No, guardi che adesso si mette un ruttone avvolgente per questo congiuntivo, poi fortunatamente dopo recuperato. Sì, Senta, ma lei come è messo a rutti? A rutti? Ma più o meno a casa. Nel suo piccolo, insomma, già sì. Comincia a farne? Sì, ogni tanto sì. Ecco, ma ruttini o ruttoni, proprio grossi? No, ruttini. Ruttini così. Sì, esatto. Lei deve arrivare a questo, capito? Quando arriva a questo può partecipare alle gare come Orazio. Orazio è un mito, Non vince mai, però si piazza sempre. Ah, ho capito. Capito? Sì. Ma lei è il figlio di Orazio? Sì. Mi può passare Orazio? Mio babbo si è fatto male, in branda non può. Lo so, in branda? Sì. Perché siamo in caserma? Sì, lei ha fatto il militare? No. Allora perché in branda, è brutto, in branda si dice da militari, no? Non le sembra? La branda è la branda. Sì, la branda è la branda, ma diciamo in branda, giù dalle brande! Giù, giù dalle
Sì, no, io facevo il sergente, quando ero di servizio buttavo giù dalle brande le persone, no? Tant'è vero che una volta mi buttarono giù a me, ma con tutta la branda per farmi un brutto scherzo. No, sai, no, comunque a parte questo. Ma dove si è fatto male? A che cosa? Al femore. Al femore, oh mamma, sai, il femore è una cosa delicata, eh? Sì. Sì, ma come si chiama? Fidel? No, no, quello è cascato, Fidel Castro, no? Si è fatto, no, ma non proprio al femore. Senta, no. Mi faccia sentire il suo di lutto, perché casomai invece di Orazio faccio venire lei alla gara. Squandemo, io non ho tempo. Mi faccia un routine dei suoi. Accidenti, ma lei è veramente super, lei è fantastico, ma lei si è sottovalutato finora, ma lei potrebbe anche vincere se ci si mette, sa? Ma questo era un rutto quasi... Come? Voi siete pazzi. No, noi non siamo pazzi, lei è un... Lei ha preso tutto da suo padre, Complimenti, come ha fatto un rutto, guardi, da quarto, quinto, forse terzo posto, guardi, addirittura. Ma guardi, lei ingoia molta aria di solito? Sì, parecchio. Ho capito, sì. Perché cioè, lei è fidanzato, sposato, com'è? Per carità di Dio, no. È gay? No, non ho capito, com'è? No, per la carità di Dio non sono sposato, no. È fidanzato? Ma assolutamente no. Assolutamente no, è gay? No, io faccio il puttaniere. Ah, fa il puttaniere, ho capito. Quindi mentre fa queste prestazioni sessuali, magari ingurgita aria, no? E poi lo rutto, no? E poi... tira fuori, bravo. Me ne fa un altro per sentire se la continuità si... Avevo finito di mangiare, ho digerito, poi non mi vengono più. Ah, questo era proprio vero, eh? Sì. Ah, perché noi si fanno rutti veri, ma qualcuno bara, li fa falsi e a un certo punto, insomma, magari riesce a farli più belli di quelli veri, no? Senta, e in quanto a scuregge, come è messo lei? Più o meno, poco chiassoso. Poco? Le fa silenziose? Sì. No, perché noi abbiamo due gare, sì, due tipi di gara naturalmente, anche perché sì, rutto libero, però c'è anche la parte, insomma, capito, quella del meteorismo. Allora, quindi praticamente si fanno o rumorose o puzzolenti, cioè c'è un naturalmente un misuratore di rumore e un misuratore di odore, no? Chiaramente vince per questa seconda categoria chi riesce a farle più puzzolenti non facendo alcun rumore, nemmeno il sibilino. Così, no? Meno sibilo possibile e più puzzo possibile. C'è un annusatore, no? Il misuratore di odore è un signore che si mette lì col naso, è buono di culo. Sì, c'è uno che si mette col naso lì, no? E lei glielo fa proprio sul naso. E lui deve dire, insomma, a che grado di livello di puzzo siamo arrivati. Sa che ne abbiamo fatti fuori diversi, eh? Qualcuno, sì, boom, è cascato. E poverino, non si riprendevano. Poi, insomma, quelli lì, cioè, quando succede questo è come nel baseball un fuoricampo, no? Cioè, il punto è fatto, vittoria, insomma, si dà la vittoria a tavolino, no? Insomma, a tavola, cioè la tavoletta del cesso. Capisce? Il premio è appunto una tavoletta del cesso. Ah, figata, sì, d'oro, però d'oro, d'oro del cazzo, insomma, d'oro che sembra d'oro, ma non è, no, ci mancherebbe, è una cosa, sa, capito? Un'inculata, via. Bravo, vede, c'è anche questo settore qui, no? Cioè, chi riesce a estrarre un oggetto a scelta sua dall'ano facendo il più bel possibile, capito? Abbiamo tutta una serie di gare, capisce? Sì, ho capito. Però lei è portato per il rutto, secondo me. Sì, ma io ho poco tempo. Ha poco tempo? Poco tempo. Lei lavora? Lavoro troppo, sì. Anche di sabato? Sì, soprattutto d'inverno, sì. Ah, d'inverno perché fa l'istruttore sciistico? Esatto. Ah, lei istruisce, insomma, allo sci. Come mai lo sa? Lo so perché abbiamo avuto delle informazioni giuste, no? Cioè, io so che lei, per esempio, per darsi il via e insomma l'abbrivo, fa una bella scureggia e parte giù per la discesa, no? Oppure naturalmente per fermarsi, per fermarsi, un bel rutto, e questo praticamente frena, capito? Per partire la scureggia, per frenare il rutto, giusto? Ho capito. E come ha fatto a capire che sono di Firenze? Come l'ha fatta a capire che sono di Firenze? Dall'accento. Lei è stata a Firenze? Sì.
Le piace più Firenze o qualche altra città d'Italia? Qual è la città d'Italia che gli piace di più a lei? Roma. Roma? Sì. Come mai Roma e non Firenze? Firenze è bello, ma Roma è bello. E che cosa ha trovato a Firenze di bello e cosa di brutto a Firenze? Anche a Firenze io sono stato quando ero un po' più piccolo, a Roma c'ero stato quando ero un po' adesso, poco tempo. Ah, ho capito. Magari ha trovato anche da far bene come puttaniere, no? Esatto. Vabbè, a parte questi, sì, tanto c'è tante puttane per le strade. Volevo dire, insomma, effettivamente, ma Firenze di bello c'ha tante cose, ma cos'ha di brutto secondo lei? Cos'è che non funziona a Firenze? Ma non so, di brutto non ha niente. Ah, perché lei è stata a Firenze per io qualche giorno. Piccolo. Era più piccolo, ha visto solamente le cose belle. Non, portato... non ho visto la notte. La notte o comunque il traffico e queste cose sì, qui. Beh, bisogna viverci, bisogna viverci. Roma è bellissima, sì. Però bisogna viverci anche lì per capire tante cose, vero? È vero? Certo. Senta, allora le mando un saluto, saluti a Orazio, gli dica di rimettersi presto perché abbiamo bisogno di lui e dei suoi rutti, ok? Caro istruttore di sci. Senta, ma quando fa istruzione a, insomma, a qualche bella ragazza così, sì. Insomma, se ne approfitta? No. No? No. Sul lavoro no? No. Nemmeno io sul lavoro. Non si può. È vero, anche io sul lavoro ne imbrocco tante, ma ne trombo punte. Allora, salutiamoci con un bel rutto. Va bene. Ciao figlio d'Orazio. E tu? E tu? Non mi saluti? Che non mi esce più. Non esce più. Vabbè. Rutto bello, ma raro. Ciao. Ciao, ciao, ciao. L'istruttore di sci, ragazzi. Infatti, effettivamente siamo su nel nord dove cade la neve. E ora si va. Sì, andiamo avanti. Rutto libero, ci siamo divertiti. E ora basta con rutto libero. Sì, certo, è stato un'invenzione del momento. Io vedo un nome che non mi torna tanto. Io vorrei andare a sentire. Comunque questo istruttore di sci puttaniere che preferisce Roma a Firenze, che tira anche perché Roma l'ha vista più approfonditamente recentemente. Vedete Firenze da ragazzino, tutto bello a Firenze, bellino. Sì, il turista un po' dire altro. Vediamo un po'. Sì, bene, quindi ecco. Non risponde nessuno perché qui c'è un signore che ha un nome un po' particolare, che si chiamerebbe Claudio, ma inizia con la G, Claudio, molto strano. Purtroppo però non posso sapere il perché e il per come, potrebbe essere anche un errore qua di scrittura, non lo so e non lo sapremo mai, non importa tanto, una cosa, cioè voglio dire di poca importanza, poca necessità, vero? Ho trovato un dottore che si chiama Tito, ecco, anch'io, no, ieri facevo Tito, vero? Sì. Tito la diarrea. Il dottore che potrebbe anche no, ecco, aspetta, vabbè, no, com'era, chi ha rubato la marmellata, chi lo sa. Che canzoncina, Ma era questa, vabbè, dove sono passato, biscuglio. Vabbè. La tartaruga. Questo è un altro. Ma che ne so, io ho fatto un miscuglio. L'elefante gay. No, questa è mia. Questa è mia. Perché? Perché? Proprio sul finale qui, mentre cerco la voce umana per concludere questo sondazzo odierno, non riesco a trovare nessuna voce umana per. Cos'è? È un rumore che riesco a fare su una parte della bocca, stringendo i denti e
utilizzando la parte destra della lingua per far uscire l'aria in tal guisa. Ah, ma guarda un po', ma guarda un po'. Ma che ora che ho trovato un rumore nuovo, scusa, fammelo estrinsecare. Vabbè, dai. No, dico, ma alla mia età a fare queste cose. Pronto? Sì? Sì. Signora, come sta? È la signora Silvia? Sì, chi parla? Chi parla? Sì, pronto, sono il signor Rocchetta. Per cosa? Senta, c'è suo marito. Pronto? Un attimo. Grazie. Sì, pronto. Sì, pronto, me lo passi, sono il signor Occhetta. Pronto? Ma lei con chi vuole parlare? Va bene, ho capito. C'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.